In questa sessione andiamo ad esaminare, prima di mostrarvi come creare un modello di lettera di presentazione e successivamente la sezione dedicata all'intestazione di una busta, due funzioni del tab layout di pagina direttamente necessarie per la creazione del vostro documento, che sono le funzioni del controllo delle dimensioni e dei margini. Quando si apre un documento nuovo, il software Word propone un modello base pronto per l'editazione, che ha il suo formato predefinito, la sua dimensione, impostata nello standard A4. I margini definiti in modalità normale, il carattere predefinito in calibri corpo 11, e l'interlinea settata con il valore 1,15 e, da non dimenticare inoltre, l'allineamento del testo a sinistra. Verifichiamo queste impostazioni con maggiore attenzione. Partendo dalle dimensioni, si ha la possibilità di scegliere la grandezza del foglio virtuale su cui digitare il nostro testo. Sarà pari alla dimensione della carta da usare in fase di stampa. Il formato predefinito è quello denominato A4, che corrisponde a 21 cm di larghezza e 29,7 cm di altezza. Sono selezionabili ulteriori formati, che comprendono anche altre tipologie relative allo standard classico di una lettera, a quelli predefiniti delle buste, fino alla completa personalizzazione della propria dimensione. Passiamo ora ad una rapida ispezione dei margini, che sono impostati in modalità predefinita sulla dimensione denominata normale, che è pari a 2,5 cm per il margine superiore, 2 cm per il lato sinistro e destro e ancora 2 cm per il margine inferiore. Anche i margini possono essere impostati secondo le proprie necessità. Passiamo ora al controllo ortografia e grammatica, che rappresenta una fra le caratteristiche più interessanti utile per il rispetto lessico-grammaticale dei vostri documenti. La funzione è raggiungibile dal tab Revisione nella sezione dei strumenti di correzione o semplicemente premendo il tasto Funzione F7. Vediamo come funziona il controllo ortografico e grammaticale. Selezioniamo una parte di testo, tentando di generare volutamente un errore, come in questo caso. Agendo sulla funzione controllo ortografia e grammatica, avremo a disposizione una serie di strumenti basati sulla grammatica e lessico che ci proporranno le giuste formule di scrittura, suggerendoci le modifiche da effettuare. In questo caso sostituiremo la dicitura add con la dicitura a. È sufficiente cliccare sul pulsante cambia e avremo corretto la forma del nostro testo. La segnalazione di errore ortografico viene evidenziata con la visualizzazione di una riga rossa a forma di onda sotto il termine, con riferimento giudicato errato. Sarà sufficiente selezionare la parola per poterla correggere con il termine esatto proposto da Word e, cliccando con il pulsante destro del mouse, rendere disponibile il menu contestuale che conterrà delle proposte di correzione. Per evitare la ripetizione di un termine durante la stesura di un paragrafo, gli strumenti di correzione ci mettono a disposizione una funzione altrettanto interessante, che è la funzione Thesaurus. Tramite la selezione di questa funzione sarà possibile ottenere una serie di sinonimi che ci aiuteranno appunto ad ovviare alla comune ripetizione di una parola durante una frase. Sempre dal menu Revisione, nella sezione Strumenti di correzione, sono presenti altri comandi, fra i quali quello del suggerimento della traduzione. Sarà possibile impostare la lingua preferita
per ottenere informazioni sulle parole digitate, alla quale farà capo appunto la sua descrizione nella lingua selezionata. Altra funzione interessante dal menu revisione è la funzione Nuovo commento, che ci permette attraverso una selezione di una parte del testo o di una singola parola di segnalare dei riferimenti per il testo digitato. Una fra le cose più utili che si può realizzare con un word processor, ovvero il nostro programma Word, è la scrittura di una lettera e abbiamo chiuso un paragrafo. Infatti, un paragrafo, lo abbiamo già detto, è quella parte di testo che termina con un accapo. Così come il margine e lo spazio che viene o va impostato a destra e sinistra, sopra e sotto il vostro foglio di Word, così come l'allineamento del testo a sinistra. Ma fermiamoci un attimo qui. Quando si vuole scrivere una lettera che necessiti di una degna presentazione, è opportuno mettere in pratica determinati criteri di impostazione dell'impaginazione e della formattazione, che in ambito informatico hanno due diverse accezioni. La prima, quella della preparazione per la scrittura del sistema dei file, per la successiva installazione del sistema operativo su un supporto di memorizzazione, di solito un hard disk, e la seconda, quella della preparazione di un documento che necessiti di una definizione della struttura del testo, facente capo a dei criteri esatti, quali la scelta dei caratteri, i colori da usare, l'impostazione dei margini, la distanza fra i paragrafi, l'allineamento e tutto ciò che concerne appunto tali modifiche, ovvero, lo ripetiamo, la formattazione. Dicevamo i margini. Questi sono impostati in misura predefinita, lo abbiamo già visto, sui 2 cm sui lati destro e sinistro, 2,5 cm sul bordo superiore e 2 cm su quello inferiore. Tale impostazione risulta valida nella maggior parte dei casi, ad ogni modo è personalizzabile. Per una buona presentazione della lettera, il testo deve essere necessariamente allineato a sinistra. In una lettera professionale di solito si definisce un blocco di intestazione personale del mittente che comprende il nome, l'indirizzo, il codice postale, la provincia sotto il quale si inserisce la data, quindi quello del destinatario con il nome, il titolo, il nome della società, indirizzo, cap e provincia. Si indica quindi un oggetto se trattasi di una lettera di lavoro. Si riporta ancora il nome del destinatario. Si inizia quindi il dialogo in forma gentile, impostando il corpo della lettera. La dimensione consigliata del carattere da usare è di solito impostata fra i 10 e i 12 punti. La tipologia del carattere, ad ogni modo, è a discrezione di chi scrive la lettera. Consigliamo ad ogni modo di non usare una fonte esuberante, ma di mantenere una forma graziata. Ci si congeda quindi con dei saluti di chiusura, scegliendo se firmare in forma digitale, così come abbiamo visto nei precedenti video, o semplicemente a penna. I saluti vanno allineati a sinistra, in direzione dell'intestazione iniziale del mittente, mentre il nome e la firma vengono posizionati a destra, rientrando di qualche centimetro rispetto al margine destro. Attraverso la navigazione sul tab Lettere nella sezione Crea, ci occuperemo ora della funzione di Word per la creazione di una busta intestata. Questo completerà l'aspetto professionale che ci siamo preposti di conferire con la nostra comunicazione. Per la produzione in serie di buste intestate, usando diversi indirizzi, si potrà usare la funzione di stampa unione. Noi ci occuperemo esclusivamente però dell'uso di una singola spedizione per ragioni del target di utenza del corso. Vi invito comunque a scegliere la funzione di stampa unione
per la spedizione massiva di una serie di lettere a destinatari diversi. La procedura guidata sarà vostra alleata nell'impostazione di questo lavoro. Posizioniamoci dunque, tornando a noi, nella sezione Crea, cliccando sulla funzione Busta. Tale strumento permette di creare un'intestazione personalizzata con gli indirizzi del mittente destinatario, stampando su una vasta serie di tipologie di busta usando diverse formattazioni, inserendo sia i dati manualmente oppure importandoli da una rubrica di Outlook, il programma per la gestione della posta elettronica con funzioni di rubrica e gestione contatti. Useremo comunque, per dimostrare l'efficacia di questa funzione, usando seppur con un comando l'incolla, l'inserimento manuale del testo, iniziando con l'indirizzo del destinatario e il nostro indirizzo se fossimo noi il mittente. Selezionando l'opzione anteprima o il pulsante opzioni, si avranno a disposizione tutti i parametri per la gestione delle tipologie di supporto sui quali destinare i vostri indirizzi. Sono disponibili 25 tipologie di busta. Il formato italiano è pari a 110 mm di altezza per 230 mm di lunghezza. È possibile impostare la selezione differenziata del carattere del destinatario rispetto a quella del mittente. Mentre per la proprietà di affrancatura elettronica si dovrà far capo invece ad un software supplementare che gestirà tale specifica. Le opzioni di stampa permettono di controllare i vari metodi di orientamento dell'inserimento della busta, diverse per ogni tipo di stampante. La nostra guida al software Microsoft Office Word termina qui. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione.